Sergio Sarvagno e per i suoi congiunti. Tutte le parti sono finalmente costituite, quindi tutte le tre assicurazioni attualmente coinvolte nel giudizio. Eventuali eccezioni preliminari sono state respinte, quindi la prossima udienza sarà per il giuramento del CTU e quindi da lì in avanti si potrà finalmente definire la quantificazione del danno per il signor Salvagno e per i parenti. Quanto tempo pensa che potrebbe impiegarci il perito? Il giudice sicuramente gli concederà perché comunque deve poter visionare tutta la documentazione, cartelle cliniche e deve comunque visitare il signor Salvagno e poi stendere la relazione per cui